Buonasera a tutti, oggi vi presento lo studio del riutilizzo di sabbie e rocce di fonderia all'interno dei materiali da costruzione. Questo, come anticipato, è un lavoro svolto presso l'Università Politecnica delle Marche in collaborazione con Fonderie Eco Martinsicuro. Ad oggi non è possibile riconvertire la totalità delle scorie di fonderia nel ciclo produttivo di fonderia. Pertanto una delle soluzioni che vengono purtroppo tuttora adottate è il conferimento in discarica, che porta purtroppo delle penalizzazioni sia in ambito ambientale, pensiamo all'occupazione di suolo, ma anche una penalizzazione economica, pensiamo a quanto ci costa effettivamente smaltire queste scorie. Inoltre dobbiamo considerare il fatto che fortunatamente nell'ultimo anno stiamo assistendo a una ripresa nel campo della fonderia, pertanto c'è un aumento delle scorie prodotte. L'obiettivo del nostro lavoro si è incentrato quindi sul riutilizzo di questi sottoprodotti per poter ottenere una riduzione del suolo occupato dalle scorie che devono essere smaltite, un netto risparmio aziendale e anche, guardando nell'ottica del campo edilizio, una riduzione dell'utilizzo di inerte naturali. Diamo una rapida occhiata a quello che è il quadro legislativo in cui ci collochiamo, segnandone, diciamo, le tappe fondamentali. Il 1997, col decreto Ronchi, vede l'inizio di quella che è la politica di gestione dei rifiuti italiana. Viene effettuata una prima gerarchizzazione di questa gestione dei rifiuti, che è basata sostanzialmente su prevenzione, recupero e smaltimento. Nel 98, per la prima volta, col decreto 186, sentiamo parlare della possibilità di recuperare le scorie di fonderia all'interno dei materiali da costruzione per l'edilizia. Nel 2003, col decreto ministeriale 203, vediamo come le società a prevalente capitale pubblico e gli uffici pubblici vengono obbligati a riutilizzare nei manufatti, nei beni di cui hanno bisogno per l'anno, le scorie di materiali che utilizzino parti riciclate. Nel 2006 questo concetto viene rafforzato e vengono obbligate le pubbliche amministrazioni a prescrivere l'impiego di materiali riciclati all'interno delle gare d'appalto. Il 2008 è un anno fondamentale perché col decreto legislativo numero 4 viene introdotto il concetto di sottoprodotto, che è già stato illustrato, e sostanzialmente vede il sottoprodotto come un bene che nasce da un processo non finalizzato alla sua stessa produzione e che abbia un impiego certo e garantito. Questo concetto viene rafforzato poi nel 2010 col decreto 205, con cui si aggiunge a questo concetto il sottoprodotto il prerequisito di riutilizzo senza trattamenti. Viene meno in questo anno il requisito di natura integrale del rifiuto. Questo vuol dire che noi possiamo scegliere di considerare il nostro sottoprodotto come sottoprodotto appunto o rifiuto a seconda delle necessità. Non vi sto a spiegare come funziona un processo di fonderia, vi illustro semplicemente gli scarti che abbiamo considerato nella nostra ricerca. Essi sono la coppa, le polveri, le sabbie e le terre rigenerate ma che non potevano essere più reintegrate all'interno del processo produttivo e il residuo di sabbiatura. In primis è stata effettuata un'analisi granulometrica secondo norma UNI-EN 933-1 del 2012. Sono state vagliate tutte quante le scorie così come erano state prese dalla fonderia Veco, ad eccezione della roppa che è stata lavorata perché aveva una granulometria effettivamente troppo grande per poter essere di fatto utilizzata per i nostri scopi, e questa roppa è stata macinata in un frantoio a mascella. In primis abbiamo deciso di
analizzare questi scarti tramite microscopio elettronico a scansione e come vediamo, come ci aspettavamo, la componente fondamentale è la silice con tracce di alluminio nelle terre, ancora tracce di alluminio nelle polveri e tracce ferrose nel residuo di sabbiatura. Questo lo vediamo anche dall'immagine in cui è presente evidentemente una scaglia ferrosa. Per quanto riguarda le loppe, sono stati esaminati i passanti prevalenti di 150 e 300 micron e come vediamo anche in questo caso le componenti principali sono il silicio con tracce ferrose. Per poter caratterizzare ulteriormente il materiale sono stati effettuati degli esami tramite diffrattometria ai raggi X. Come vediamo da queste prime due spettri ottenuti, le componenti fondamentali sono i quarzi, anche se nelle terre sulla sinistra del grafico possiamo individuare un picco di monmerillonite, che è un'argilla e come vedremo ci creerà qualche problema nello sviluppo delle miscele che andremo a vedere. Per quanto riguarda le polveri e residui di sabbiatura, invece, ritroviamo di nuovo questa componente fondamentale di quarzo con tracce di ferro nel residuo di sabbiatura. La loppa, in entrambi i passanti considerati, è costituita sostanzialmente da alfa-cristoforite e grafite. Sono state quindi messe a punto delle matte. Una matta di riferimento standard e quattro matte che includessero all'interno della loro composizione i residui, gli scarti di fonderia. Questi scarti di fonderia sono stati implementati in misura di un terzo all'interno dell'inerte fino e come vediamo per raggiungere determinati tipi di lavorabilità tramite prova di spandimento siamo riusciti a mantenere piuttosto invariato il rapporto acqua-cemento ad eccezione che nella malta che conteneva residuo di terre. Analogamente sono stati realizzati due calcestruzzi, un calcestruzzo di riferimento standard e un calcestruzzo in cui il 25% dell'inerte grosso è stato sostituito con loppa macinata. Per i non addetti ai lavori voglio ricordare che la differenza tra una malta e un calcestruzzo sta sostanzialmente nella granulometria dell'inerte che viene utilizzata. Come vediamo, alla prova di abbassamento al cono, l'abbassamento è pressoché coincidente pur utilizzando lo stesso rapporto acqua-cemento. Sono state quindi effettuate delle prove, sia distruttive che non, che ci hanno permesso di caratterizzare meccanicamente quelle che erano le nostre miscele. In primis abbiamo deciso di determinare la massa volumica delle malte attraverso una pesatura. Come vediamo dai risultati riportati in tabella, tutte le masse volumiche, sia dei riferimenti che delle malte che contenevano scorie, sono effettivamente sullo stesso ordine di grandezza, ad eccezione di quello che conteneva terre. Analogamente è stata effettuata la pesatura dei cubi di calcestruzzo e come vediamo, pur sostituendo il 25% dell'inerte grosso con loppa di fonderia, non c'è alcuna variazione della massa volumica. Abbiamo poi utilizzato un pundit per misurare la velocità di propagazione delle onde ultrasoniche all'interno dei nostri provini. In tal modo è stato possibile determinare il modulo elastico dinamico delle malte. Come vediamo, i risultati ottenuti per le malte contenenti residuo di sabbiatura sono in linea con il riferimento, c'è un lieve calo prestazionale per quanto riguarda le malte con polvere e sabbia, mentre nelle malte contenenti terra la velocità delle onde ultrasoniche non sono soddisfacenti. Analogamente è stata effettuata la stessa prova tramite pundit all'interno su dei cubi di calcestruzzo. Come vediamo, il calcestruzzo contenente loppa sta esattamente in linea con il calcestruzzo di riferimento.
Si è passato poi alle prove distruttive. La prima è stata effettuata, è la prova a flessione, che è stata effettuata solo sui provini di Marte. Come vediamo dal grafico riportato, le matte che contenevano residui di sabbiatura ancora una volta continuano ad essere in linea con quello che era la nostra matta di riferimento. Le matte che contenevano sabbie rigenerate e polveri presentavano effettivamente dei cali delle resistenze, mentre invece non è soddisfacente il comportamento delle matte contenenti terre. È stata poi effettuata una prova a compressione semplice applicando uno sforzo di compressione sulla superficie del provino fino a portarlo a rottura. Come vediamo, per quanto riguarda le matte, anche in questo caso vediamo che le matte con residuo di sabbiatura sono perfettamente in linea con i riferimenti. Le matte con sabbia rigenerata e polveri presentano dei cali prestazionali, mentre invece le matte composte parzialmente da terre non danno risultati soddisfacenti. Stessa prova è stata effettuata sui cubi di calcestruzzo e, come vediamo, i risultati ottenuti per i calcestruzzi con la loppa sono pressoché sovrapponibili con quelli che abbiamo per i calcestruzzi contenenti, diciamo, i calcestruzzi standard. Dalla prova a compressione è possibile, tramite legge di Hooke, andare a definire quello che è il modulo elastico statico in compressione. Come vediamo, confrontando i due grafici, sostanzialmente il modulo elastico in compressione è buono per tutte le matte, ad eccezione, anche in questo caso, della matta che contiene terre. È stata poi effettuata una prova di resistenza a trazione indiretta. Questa prova si realizza secondo norma UNI 3105 del 72 e viene effettuata applicando una forza di compressione tramite due cilindri di acciaio che insistono sulla stessa sezione del provino. Come vediamo, anche in questo caso i risultati ottenuti sono pressoché coincidenti con quelli che abbiamo visto per le altre prove. Anche in questo caso il residuo di sabbiatura lavora bene anche a trazione, le matte contenenti sabbia rigenerata e polveri presentano dei cali prestazionali, mentre non lavorano bene assolutamente le matte che contengono terre. Stessa prova è stata realizzata su dei provini di calcestruzzo. Questi provini sono stati provati solo a 28 giorni e, come vediamo, la resistenza a trazione è pressoché sullo stesso ordine di grandezza, sia per la matta per il calcestruzzo di riferimento che con quello contenente la scoria. Sui residui di queste prove si è deciso di effettuare di nuovo un'analisi diffrattometrica. Pertanto sono stati raccolti dei campioni. Questi campioni sono stati triturati fino a raggiungere una granulometria di 250 micron e sono stati analizzati in modo tale da poter fare un confronto tra i due spettri di risposta. Il confronto serve a vedere come effettivamente interagiscono le componenti della scoria con la matrice cementizia a cui si vanno a legare. Come vediamo, è interessante vedere in particolare gli spettri della matta a confronto con la matta di riferimento, perché di fatto non c'è una grossa variazione nello spettro. Questo vuol dire che il problema nelle matte che contengono terre non sta di fatto nel modo in cui le terre si legano alla matrice cementizia, ma quanto più il problema sta in quella componente di monmerillonite che ci porta ad assorbire più acqua e che crea quindi un campione molto più poroso. Mentre invece per quanto riguarda la matta con le sabbie, vediamo che effettivamente c'è una riduzione dello sviluppo di calcite, probabilmente dovuto alla componente di quarzo. Scusa,
positiva, chiarezza. Quello che lei chiama terre sono le terre verdi che contengono come elegante bentonite, invece quello che qui viene chiamato sabbia sono i residui di terra da formature di altro tipo e quindi non hanno la bentonite. Esatto, cioè, le sabbie sono le sabbie che vengono aspirate dopo il trattamento dell'impianto, era un impianto succenico. Dicevo, come vediamo, nelle matte con polveri e le matte con residui di sabbiatura effettivamente c'è un calo dello sviluppo della calcite, ma nel caso della matta con residui di sabbiatura di fatto questo inconveniente viene ovviato dalla presenza di materiali ferrosi che vanno a creare, possiamo dire, una sorta di malta fibrorinforzata, anche se è una forzatura. Abbiamo effettuato poi la stessa analisi sui calcestruzzi induriti e come vediamo i due spettri di risposta del calcestruzzo contenente l'OPA e del calcestruzzo di riferimento sono pressoché sovrapponibili. Tiriamo le somme di questo studio, possiamo dire che l'utilizzo delle scorie di fonderia in questi materiali è assolutamente possibile. La scoria può essere utilizzata tal quale per quanto riguarda il residuo di sabbiatura in misura di un terzo sul peso dell'inerte, senza alcuna penalizzazione delle resistenze meccaniche. Per quanto invece riguarda le polveri e le sabbie, se sono sì utilizzabili all'interno di una matrice cementizia in misura di un terzo sul peso dell'inerte fine, ma c'è effettivamente una parziale diminuzione delle resistenze. Per quanto riguarda la loppa, non parliamo più di un sottoprodotto perché viene macinata, quindi trattata, essa può essere sì utilizzata in misura del 25% sul peso dell'inerte grosso senza penalizzazione delle resistenze dei calcestruzzi. Sarebbe inoltre interessante verificare come le terre che utilizzate così come sono, non danno risultati soddisfacenti sul piano meccanico, possano essere utilizzate effettivamente dopo lavaggio e personalmente non escludo la possibilità di un utilizzo nell'industria della terrazza. Grazie. Prima di dare spazio alle domande, ringraziando il relatore perché è stato abbondantemente nei tempi. C'è un caso tipico di chiarezza nei confronti del concetto di sottoprodotto. Perché per esempio diceva rispetto alle scorie che devono, per essere utilizzate, devono essere macinate. Quindi si tratta di un adeguamento volumetrico. E il discorso se l'adeguamento volumetrico sia o non sia un processo di recupero o un processo che esula dalle normali, non mi ricordo più come sono le parole precise della norma, delle normali tecniche industriali o una roba del genere, dice, è tutta una discussione, per cui questo è un punto per esempio dove una chiarezza a livello europeo e una modalità di applicazione su tutto il territorio nazionale univoco gioverebbe molto, nel senso che è l'adeguamento volumetrico un processo che diciamo inficia la possibilità di fare lo status di sottoprodotto a un residuo o no? In alcuni casi evidentemente no, perché prendiamo per esempio i cartoni o le bottiglie di plastica, no? Quelli che ritirano i supermercati, tutti fanno, le comprimono, quindi è un adeguamento volumetrico, così come la macinazione della scoria. Ecco, questo è un esempio tipico del fatto che una chiarezza normativa su questi aspetti potrebbe, diciamo, favorire o meno l'attività di riutilizzo di certi residui. Prego. A proposito di norme, sono state citate delle norme del 2003 e del 2006 dove è stata usata la parola obbligati. Sì. Ora, perché non lo fanno? Questa è la domanda, perché io ho compreso che a meno delle terre di formatura che non hanno le caratteristiche di potersi utilizzate tal quali, tutti gli altri possono entrare o nella malta cementizia o nel calcestruzzo. Mi aspetto che un ente pubblico, quando deve fare un ponte, usi come calcestruzzo la scoria di fonderia. È obbligato a farlo, la legge, se è quella che ho compreso, si dice obbligato. Perché nel fare altre cose non utilizza della malta realizzata con della sabbia che viene dagli impianti della sabbiatura?
la domanda che vi pongo è: questo obbligo poi che fine fa? Questa è una domanda interessantissima, purtroppo servirebbe un addetto ai lavori effettivamente per poter rispondere. Cerco di risponderle io, perché in occasione del congresso di Napoli c'è stato un intervento dell'assessore all'ambiente del comune, del comune di Napoli, il quale rispetto a questo punto ha fatto un'osservazione intelligente, nel senso che come sempre in Italia ci sono le regole, però nessuno le fa rispettare, e quindi sta nella sensibilità degli amministratori del fatto di dire ok, effettivamente noi dobbiamo promuovere il riutilizzo di tutti quei residui che dal punto di vista normativo e dal punto di vista tecnico possono essere riutilizzati. Quindi evidentemente gli uffici tecnici dei vari comuni, quando affidano gli appalti, non hanno la sensibilità per promuovere certe cose, anzi, no, il problema è che dal punto di vista dell'impatto, dire che io nel mio cemento uso un rifiuto non è bello, no? Per cui, onde evitare tanti problemi, la gente non lo fa. Però ecco, la normativa per certi versi lo impone, e però bisogna che effettivamente ci sia da parte dell'ente pubblico una sorveglianza e un invito al rispetto di quelle che sono delle normative che vanno nella direzione di ridurre l'impatto di certe cose e migliorare la qualità ambientale, perché non cavando materia prima si riduce anche l'impatto negativo delle cave piuttosto che di queste attività. Allora, queste sono terre sacre che vengono comunque da un processo di recupero che è un processo effettuato tramite un impianto sul Gem Engineering che effettua una rigenerazione meccanica e termica della scoria, diciamo del residuo. Queste parti che noi andiamo a considerare sono le parti più volatili, quelle che effettivamente non possono più essere reintegrate. Infatti vediamo anche dall'analisi granulometrica erano porzioni le più fini. Sì. Bene, ringraziamo l'ingegnere e passiamo.